Buongiorno ragazzi, ci siamo. Siamo partiti con la live. Come va? Come va ragazzi? Fatemi sapere se mi sentite. Siamo sia su YouTube che su Twitch. Ciao Nico, ciao bello. Ciao ragazzi, ciao. Oggi, così, anche per conoscenza vostra, vi farò vedere un po' come funziona sia il nostro server Discord. Sì, vi faccio vedere sicuramente tutto quello che comporta la Triskele Mode, quindi tutte le varie modifiche che sono state apportate. Peraltro, metto un asterisco, visto che sono in una fase in questo momento in cui mi sto pompando, dico pure che la nostra mod è l'unica ad avere, all'unica al mondo, ad avere due peculiarità. Non esistono mod in tutto il web che hanno le stesse due peculiarità che ha la Triskele Mode. Noi siamo da 5 anni che facciamo queste modifiche. Anzi, a proposito, colgo il momento. Ci è stato riferito da alcuni ragazzi che stanno girando delle mod, le Triskele Mod contraffatte, e a quanto pare all'interno hanno dei malware Trojan che pare abbiano rubato i dati sensibili. Quindi occhio ragazzi, qualora voleste la Triskele Mod, utilizzate sempre i canali, quelli, i nostri canali, quelli ufficiali. Non andate su altri siti, su altri server, perché rischiate di fare più danno di quello che immaginate. Quindi, qualora voleste, trovate tutto nella massima disponibilità con noi, con la Triskele Mod. È da 5 anni che lavoriamo, quindi andate sul sicuro. Non andate su altri siti o su altri server, perché rischiate grosso. Allora, su Twitch c'è Teo che scrive: FIFA 22 non è pesante come FIFA 23, perché non è next gen. Infatti io ho un portatile non da gaming e FIFA 22 gira benissimo. Ciao ragazzi a chi sta entrando, stiamo per partire, quindi sedetevi, mettetevi comodi, popcorn, Coca-Cola e si parte. Allora ragazzi, andiamo a noi, andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Siamo su FIFA 22. Non è il FIFA che conoscete, questo di qua è un FIFA con la Triskele Mod. Intanto andiamo a capire che cos'è la Triskele Mod. Io voglio farvi conoscere prima di tutto il server. Facciamo una passata velocissima, non ci perdiamo neanche troppo tempo, lo andiamo a riprendere poi successivamente il server. Io qui ho messo, potete entrare nel server Discord. A noi interessa andare a vedere, vuoi la mod? Ok, poi vi spiego nello specifico. Andiamo a vedere che cosa tratta la Triskele Mod, perché con Fondatori Foot avete visto una parte. Quindi abbiamo una struttura di tutte le leghe, tutte quante collegate l'una tra l'altra, l'una all'altra, e che ci permette di fare una scalata diretta dalla serie D alla serie A in un'unica carriera. Questo che cosa comporta? Comporta di non dover, come succede molte volte con le mod che vanno girando, che vengono chiamate mod ma che non sono mod, di dover prendere una squadra che si trova nel campionato inglese e andarla a buttare in quello di serie B italiano, oppure di dover giocare un campionato nella Lega tedesca, che voi lo chiamate serie C. Invece, e queste non sono mod, queste sono soltanto delle piccole pezze tappate su un gioco, soltanto perché non si è in grado ovviamente di poter fare un lavoro strutturale a modo di programmazione. La Triskele Mod invece permette di fare una carriera dalla D alla A, arrivando addirittura al mondiale per club, perché è stato inserito anche il mondiale per club. La grafica è tutta rinnovata. Noi abbiamo una serie D di dilettanti, composta da 32 squadre, due gironi da 16. La serie D ha una Coppa Italia, 4 promozioni per girone, abbiamo quindi due gironi, e la quinta si scontreranno tra di loro in playoff per poter salire in Serie C, in Lega Pro. Passiamo alle le formazioni di Serie D. Saranno, aspettate che ve lo comincio a fare vedere, perché sennò giustamente voi sentite parlare però non capite di cosa si sta parlando. Nello specifico andiamo a vedere che cosa sono. Noi abbiamo in questo momento, in questa versione della Triskele Mod che stiamo comunque aggiornando, abbiamo queste squadre: la Serie A, la Serie B, la Serie C, la Serie D. Queste sono le squadre di Queste sono le squadre per adesso presenti in Serie D. Ma non ci sono soltanto queste. Ovviamente abbiamo anche altre 4 squadre che potete trovare nel resto del mondo. E sono l'Akragas, sono il Campobasso, l'Aquila e il Treviso.
Io avevo provato una mod con scritto Serie B italiano e quando ho controllato hanno messo il campionato arabo. Ecco, questo è quello che succede. No, da noi è tutto quanto documentato, stiamo pure giocando la carriera. Quindi queste quattro squadre che trovate nel resto del mondo, ovviamente sono tutte quante assolutamente sistemate in termini di rosa, con tutti i giocatori originali, quindi abbiamo inserito 4.500 giocatori originali. Non sono pochi, sono 4.500 ragazzi. Andiamo a vedere direttamente i giocatori, quindi le squadre. Andiamo su modifica giocatore reale. Prendiamo i giocatori originali delle squadre di oggi, non quelli retro li vedremo dopo. E andiamo a vedere che cosa troviamo. Se disturba la musica, ragazzi, abbasso. Se sentite bene, continuo. Dunque, qua siamo nella Serie A, andiamo a vedere la Serie B, la Serie C. Quindi qua possiamo già vedere tutte le varie rose, le varie squadre. Andiamo a vedere la Serie D, che è quella che ci interessa maggiormente, perché proprio se la Serie D è completa, potete immaginare pure la Serie C. Dunque, queste di qua, per esempio, andiamo a prendere a casaccio una delle squadre X. Prendiamo il Trapani, per esempio. Questo è il Trapani. Questi sono i giocatori che fino al mercato estivo, fino al mercato invernale o meglio, quindi fino all'inizio di questo nuovo mercato, di questa nuova stagione, erano presenti all'interno della rosa. Stiamo cominciando a lavorare ora sui trasferimenti, ci vorrà un po' di tempo. Questi sono i giocatori, se volete posso andare a vedere pure qualche altra squadra nello specifico. Sono tutte quante le squadre sistemate con la loro divisa, con i loro giocatori, con i loro overall e tutto quanto. Ciao Ninja! Quindi potete assolutamente andare a beccare qualsiasi giocatore che volete, perché già è presente con 4.500 aggiunzioni e ne stiamo inserendo altri. Per quello che riguarda le quattro squadre invece che fanno parte del resto del mondo, possono essere facilmente aggiunte andando in carriera. Nuova carriera, vi faccio vedere come si fa. Allora, dunque, usa rose attuali e andiamo a fare tecnico. Selezioniamo un tecnico, andiamo avanti e andiamo sul club reale. Andiamo su Serie D, ad esempio, vogliamo modificare la sezione della Serie D con altre squadre. Togliamo per esempio la Cireale che ci sta sulle palle, per esempio. Nulla contro la Cireale. Andiamo sul resto del mondo e andiamo a prendere ad esempio l'Akragas, che lo spostiamo. Quindi possiamo crearci la Serie D come vogliamo noi, con le squadre, con le altre quattro squadre. Se per esempio il Fasano vi sta sulle palle, potete togliere il Fasano e andare a mettere per esempio o il Campobasso, o l'Aquila o il Treviso. Quindi continuiamo il nostro percorso senza perderci, ragazzi, perché è una lunga storia quella che dobbiamo portare avanti. E questo è quello che potete trovare sulla Serie D. Andiamo sulla Serie C. Ovviamente nella carriera trovate tanta roba, tante modifiche. Aspettate, indietro, continuiamo, andiamo sul club reale, andiamoci a fare un campionato ad esempio di Lega Pro. Andiamo a selezionare la squadra, possiamo vedere già che ci sono tutte le modifiche effettuate proprio in termini strutturali della squadra. Infatti vediamo che il Messina è stato fondato nel 1900, la squadra ha sede a Messina, ci sono tutte le varie coppe che sono state vinte. Per esempio, se andiamo a prendere la Pro Vercelli, ad esempio, e vediamo qua, la Pro Vercelli è stata fondata nel 1892, ha vinto 7 volte il trofeo dei campioni, lo scudetto. E queste sono le maglie, la città è di Vercelli, il budget come vedete è assolutamente limitato, quindi abbiamo fatto pure un ritocco sul budget dei trasferimenti per renderlo ancora più simulativo e più in linea con la realtà. L'Avellino, vuoi vedere l'Avellino? Qua c'è l'Avellino. Ragazzi, non vi faccio vedere tutte le squadre che mi chiedete, ovviamente sono tutte curate, state tranquilli, sono tutte curate, possiamo pure andare a fare poi qualche partita. Stiamo in questo momento lavorando pure per aggiornare le maglie, per aggiornare il mercato, e c'è tutto quello che volete. In più, poi vedremo che ci sarà pure la possibilità di inserire una squadra creata con logo e maglia, anche se non è presente di default nella mod. Andiamo a vedere quali sono le altre grosse novità che vengono apportate nella Triskele mod. Andiamo a vedere. Lo andiamo a prendere direttamente dal server Discord.
Allora abbiamo fatto una Serie A 20 squadre, Serie B a 20 squadre, la Lega Pro ovviamente a 60 squadre che viene suddivisa in tre gironi. I gironi come sono composti? Non essendoci la possibilità di mettere il GPS, non ci sarà la possibilità di creare ovviamente il girone A con tutte le squadre del nord, il girone B con quelle centrali e il girone C con quelle del sud. Quindi che si è fatto? Si è deciso di fare una sorta di sorteggione a inizio stagione e tutte le squadre vengono gestite dal gioco e vengono buttate in un girone a casaccio. Quindi ogni stagione avrà un girone totalmente rinnovato, un po' come quello che accadeva qualche anno fa in Serie C. Quindi venivano effettuati dei sorteggi e si poteva succedere che il Palermo magari veniva buttato nel girone A e il Treviso magari nel girone C. Ciao Mattia, andiamo avanti. La Serie D, come già detto, 32 squadre, 16 per girone, c'è pure la Coppa Italia, così come nella Lega Pro che c'è pure la Coppa Italia di Lega. La Lega Pro peraltro ha il format originale, quindi ci saranno i playoff prima di girone, successivamente ci saranno quelli nazionali, playoff nazionali, ne salirà una soltanto. I playout per singolo girone ci sarà una sola retrocessa più le altre 4, le quart'ultime che rimangono oltre la retrocessa ovviamente, che si andranno a giocare i playout e ne scenderanno altre 2, 3 retrocesse per girone. Quindi Serie D ne saliranno, come già detto, 4 per girone più una che verrà scelta tra i playoff dei due gironi, girone A e girone B. Una delle peculiarità della Triskele Mod che ci rende uniche, e lo dico col massimo orgoglio, unica al mondo, è quella di avere lo scudetto itinerante. Siamo gli unici ad aver inserito questa modalità, ovvero chi vince lo scudetto in Serie A avrà lo scudetto nella maglia la stagione successiva. Quindi facciamo finta che in questo momento c'è lo scudetto del Napoli, facciamo finta che la prossima Serie A verrà vinta il Genoa. Il Genoa si troverà con lo scudetto nella maglia, il Napoli non lo avrà più. Questo succederà per tutta la carriera. Questo l'abbiamo soltanto noi Triskele, in tutto il mondo. Non esiste mod come la nostra. Ovviamente abbiamo una nuova veste grafica, abbiamo inserito i display per il risultato di Serie A e Serie B. Abbiamo inserito i loghi ovviamente della TV, quindi abbiamo DAZN. È stata modificata la fisica delle reti della porta, è molto simile a questo, in questo giro ormai a quella di FIFA 23, quindi si gonfia la rete in maniera più realistica, chi ha visto le nostre live l'ha potuto vedere. È stato modificato il numero delle sostituzioni, su FIFA, anche su FIFA 23 originale ci sono ancora 3 sostituzioni, da noi ci sono 5 sostituzioni in panchina. Mattia mi chiede, spero di non essermi perso qualcosa, si è aggiornato qualcosa tipo le squadre di quest'anno? Sì. Si sono aggiornate alcune cose, ci sono state delle promozioni, l'ultima modifica che è stata fatta è stata fatta subito all'istante dopo la partita di Lecco Foggia, quindi sono state fatte quelle promozioni e quelle retrocessioni. Successivamente è successo il casino in termini, come sempre ogni anno succede, con squadre radiate, non iscritte, questo e quell'altro, e per questo stiamo aspettando ovviamente che venga definito il tutto. Inutile che facciamo entra, esci di squadre, cancelliamo squadre, ne rimettiamo altre, aspettiamo l'esito finale, dopodiché ci metteremo al lavoro su questo. Vi sto facendo vedere quello che è tutto il comparto di modifiche che è stato apportato. Lo potete trovare anche voi stessi sul canale Discord, sul server, andando su Triskele Mod. Questi sono tutti i canali che voi dovreste teoricamente andare a leggere per avere la massima chiarezza su quello che è la Triskele Mod. Quindi eravamo rimasti, inserita pure le sostituzioni, ci saranno ora 5 sostituzioni e non 3 sostituzioni. È stato ammortizzato il bug dei top player negli svincolati. Inseriti i valori reali finanziari delle squadre italiane, come abbiamo finito di vedere poco fa nell'inizio della carriera. È stata modificata la struttura finanziaria del gioco, così da rendere più verosimile l'attuale difficile gestione economica dei club. Infatti dovreste sempre in fase di carriera andare a gestire al meglio il mercato, quindi cercando di prendere più prestiti o svincolati e non andare a comprare ex novo tutta una squadra, perché poi in termini economici vi ritroverete a mare proprio a livello economico. Sono stati inseriti tutti gli arbitri italiani con i nomi dalla Serie D alla Serie A. Sono stati inseriti nuovi banner pubblicitari, è stato sbloccato l'armadio dell'allenatore con l'aggiunta di altri abiti, questo di qua, di default. Poi sono stati inseriti i tornei estivi pre-campionato,
Quindi abbiamo all'interno l'Audi Cup, Trofeo Moretti, Birra Moretti e tutti questi. Sono stati inseriti gli scarpini generici e quindi non troverete più quell'obbrobrio di scarpini inguardabili. Sono stati ovviamente inseriti i palloni ufficiali di Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D. È stata aggiornata la composizione delle squadre, ovviamente come dicevamo prima, della Serie A, della Serie B, della Serie C e della Serie D, sempre con l'asterisco relativo alle iscrizioni, quindi questo di qua ovviamente verrà poi aggiornato, sistemato in corso d'opera. E qua ovviamente la Lega Pro è stata suddivisa in tre categorie, come già detto precedentemente, ed è stata inserita anche la Coppa Italia di Serie C. Sono stati inseriti i playoff e sono stati inseriti i playout. Il campionato di Serie D l'abbiamo già discusso, abbiamo inserito pure la Coppa Italia di Serie D ed è stato inserito il playoff. Sono state aggiornate tutte le rose delle squadre italiane al 19 maggio del 2023, con l'aggiunta di circa 3.500 giocatori reali, nuovi. Sono reali, ragazzi, non come le mod che vedete in giro con i giocatori scrausi che non esistono oppure che sono sempre quelli delle squadre inglesi, tedesche o svizzere. Sono i giocatori reali, quindi potete andare a beccare Iemmello, potete andare a beccare Scaccabarozzi, potete beccare tutti i giocatori di Serie C e Serie D che esistono nelle rose, che non sono presenti appunto nel database originale, con i relativi dati personali, fisici, con le valutazioni di overall basate su dei siti che sono abbastanza affidabili, ai quali poi noi abbiamo creato un sistema per poter fare una valutazione nostra all'interno di FIFA. Quindi abbiamo fatto poi un tool che ci permette poi di andare a codificare questi valori. Ovviamente l'unica valutazione generica che abbiamo fatto sugli overall non attendibile al 100% è ovviamente sulla Serie D, ma semplicemente perché non si trovano dati. Quindi abbiamo preferito mettere un overall standard, quindi tutta la squadra di Serie D si uniformano, ovviamente non parlo di quelle retrocesse, ma parlo di quelle che erano presenti prima, si uniformano e variano del 48 di overall ai 52, quindi è tutto quanto molto livellato. Aggiornate le divise, loghi e anteprima dei kit della stagione 22-23. Inserite le grafiche da Zone, Mediaset e i temi per la Serie A, la Serie B e la Coppa Italia. Inseriti alcuni volti che erano già presenti su FIFA e che li abbiamo sbloccati. Abbiamo inseriti pure altri che erano presenti nel mio database di volti e quindi abbiamo rifocillato addirittura il parco giocatori dei volti presenti. Sono state inserite oltre 130 divise alternative, quindi oltre a quelle che sono di prima, seconda maglia e la maglia del portiere, ne abbiamo aggiunte altre 130 alternative, quindi per capirci le terze e quarte maglie delle squadre italiane. Ovviamente per queste i mini kit saranno generici perché non possono essere visibili. È stato inserito il mondiale per club, quindi alla fine della competizione di Champions League, qualora si dovesse arrivare a vincere, la squadra verrà piazzata nell'anno successivo, nella stagione successiva, intorno a febbraio, l'8, il 6 di febbraio, non ricordo esattamente la giornata, partirà il mondiale per club tra la vincente della Champions League, quindi magari nello specifico noi, la vincente della Libertadores e altre due squadre che vengono dall'Oriente, e quindi ci saranno fondamentalmente le semifinali e finale di mondiale per club. È stata modificata la luminosità del gioco e la qualità grafica dei campi da gioco. Questo è tutto all'interno della Trischele Mod base. Sono stati inseriti i nomi degli stadi italiani per tutte le squadre. È stato sbloccato l'armadio dell'allenatore con tutto quello che era prima presente nella mod, nel gioco originale e che non poteva essere visibile. Sono stati inseriti tantissimi palloni. Sono i palloni che potete vedere e che probabilmente avrete già visto nella sezione delle squadre antiche, quelle classiche, quelle con le leggende. Quindi oltre ai palloni per esempio del Parma degli anni 90, quello del pallone del Palermo, dell'Udinese, della Lazio, delle squadre retro, abbiamo anche altri palloni che voi non avete visto e che possiamo andare a vedere, ora vi farò vedere in gioco. Quindi abbiamo inserito ad esempio gli iconici Super Santos e Super Tele, quindi potrete giocare con questi palloni, potrete giocare con i palloni più iconici della storia, il Tango, l'Azteca, l'Etrusco, tutti i palloni dei mondiali. E infine, ovviamente, come già detto prima, anche tutti i palloni che hanno fatto la storia del calcio italiano dal 1980 al 2010.
Un'altra sezione, e qua andiamo a bomba, è la sezione che vede ritorno al football. Al football. In questa sezione è stato inserito un torneo con i 17 club italiani più iconici del periodo racchiuso tra la fine degli anni 80 fino a metà del 2010. Praticamente il meglio del calcio italiano di questa lunga stagione, con i più grandi campioni che hanno calcato i campi di Serie A. Il Brescia di Baggio, l'Inter di Ronaldo del fenomeno, il Milan dei tre olandesi e il Napoli di Maradona su tutti. Ovviamente c'è pure la Roma di Totti e Cassano con Batistuta, ci sono tutti quelli che avete già visto. Ma queste sono mod installabili singolarmente o una sorta di repack e le installa tutte insieme modificando? No, nello specifico questa è la Triskele mod base. Poi ci saranno pure altre mod che potete andare a coordinare. È come quando andate a prendere una macchina dal concessionario e andate a chiedere la cilindrata e gli interni in pelle, per esempio. Quindi in questo momento vi faccio vedere quello che trovate all'interno della Triskele mod base. Quindi fondamentalmente quello che trovate da noi è tutto questo più altro che vi farò vedere. Intanto vi faccio fare un giro su tutto quello che vi ho detto in questo fino ad ora. Andiamo a vedere intanto, ad esempio, nelle impostazioni di gioco, andiamo a vedere ad esempio i palloni. Pallone, per esempio. Andiamo a vedere che abbiamo messo il Super Tele con tutti i vari colori. E sono tutti quanti in 3D. Ovviamente vi faccio vedere semplicemente l'anteprima, ma lo trovate. Se volete ve li faccio vedere in partita. Questo è il pallone del Parma degli anni 90. Poi abbiamo Super Tele rosso, abbiamo il Tango, abbiamo perché poi ci sono pure quelli di default, quindi dobbiamo andare a spulciare. C'è tanta di quella roba che non vi immaginate. Ecco il pallone del Vicenza degli anni 90. Poi abbiamo il pallone del Palermo, quello della Lotto di Zamparini. I palloni di Serie A e delle altre leghe. Poi abbiamo, Ce la farò, ve li farò vedere un po' tutti. Insomma, c'è il pallone della Triskele che viene utilizzato nelle partite di precampionato. Poi il Super Tele, qua lo vediamo in formato verde. Poi abbiamo il pallone dell'Inter degli anni 90. Abbiamo il pallone della Roma dello Scudetto. Abbiamo il pallone dell'Italia e del... Questo è dell'Italia, diciamo, sì, quello della Diadora, il Samba. Poi c'è il Questra, questo di qua era del Mondiale degli USA 94. Il pallone Lotto degli anni 90, del 2000. Poi abbiamo questo di qua, la Steca, dei Mondiali del Messico. Il pallone della Lidl. L'Etrusco, che è quello dei Mondiali d'Italia 90. Sempre il Samba, questo di qua è il pallone di Serie C. Questo è il pallone dell'Italia, infatti c'è il logo. Questo è il pallone d'Italia 90, quello che veniva venduto e lo sputtanavano un po' ovunque. Poi abbiamo il pallone dell'Udinese, abbiamo quello di USA 90, di Francia 98, il pallone del Perugia, di Nakata per capirci, quello dell'Italia di... dunque, questo di qua era dell'Italia del 2000-2010 circa. E infine il Brescia, abbiamo il pallone Kronos del Vicenza, delle Venezia, insomma c'è veramente un'infinità di roba, ragazzi, inutile pure che ci perdiamo in questa spulciata. C'è ancora tantissima roba da dovervi fare vedere. Ora, abbiamo visto che cosa c'è, vi faccio vedere ora le squadre che sono presenti all'interno del ritorno al football. Perché su Fondatori Foot avete visto soltanto un po' le squadre qui e lì. Vi faccio vedere che c'è la possibilità di andare a giocare una vera e propria un vero e proprio torneo. Modalità veloce. Andiamo su tornei. E qui potete andare a trovare Ritorno al Football. Entriamo. Giacomo, come ho fatto? Ho fatto perché ci lavoro da più di 10 anni e ovviamente conosco molto bene come andare a programmare FIFA a questo punto. Ci vuole tanta pazienza, tanta conoscenza. Quindi queste sono le squadre, andiamo a fare un attimo la conta. Sono 17 squadre, abbiamo il Brescia di Baggio, Agi, abbiamo Guardiola, di Biagio.
cioè abbiamo il Chievo, che è il Chievo di Del Neri, abbiamo la Fiorentina di Rui Costa Batistuta, ma ovviamente non sono soltanto quella squadra precisa identica, sono tutti i giocatori che hanno ruotato, satellitato in questo club dal 1980 al 2010, diciamo i più iconici che potevamo andare a prendere. Abbiamo il Foggia di Zeman, questo è stato inserito in blocco, abbiamo l'Inter di Ronaldo, c'è Matteus, c'è Klinsmann, ci sono tutti i più grandi campioni, c'è la Juventus che va da Gaetano Scirea per capirci fino a Zinedine Zidane, con in mezzo Roberto Baggio, Del Piero, c'è di tutto lì dentro. Stessa cosa la Lazio, abbiamo Gasconi, abbiamo Klose, abbiamo Signori. Il Milan dei tre olandesi, ma non ci sono soltanto loro, c'è Ronaldinho, c'è Rivaldo, ragazzi, non mi perdo con tutti i campioni che ci sono, il Napoli di Maradona, ma ci sono anche Lavezzi, c'è Cavani, il Palermo di Zamparini, abbiamo il Parma di Tanzi, quindi c'è Asprilla, ci sono tutti i grandi dalla promozione del Parma fino al... a quando il Parma ha lottato per lo scudetto. Abbiamo il Perugia di... oh cavolo, non ricordo il nome, bruttissimo, del presidente Gaucci, ecco, con Nakata e tutti quanti i vari giocatori che hanno fatto assieme a Cosmi la storia del Perugia, come di Liverani, Milanese, Materazzi. La Roma dello scudetto fondamentalmente, ma ci sono anche i grandi campioni del passato, quindi abbiamo Falcao, abbiamo Bruno Conti, abbiamo tantissimi giocatori di qualità, abbiamo la Sampdoria di Vialli e Mancini con Toninho Cerezo dietro, di Bosco allenatore, abbiamo il Torino di Casagrande, Pataghilera, Mondonico fondamentalmente, tutto quel Torino che è andato a finire in finale di Coppa UEFA, e abbiamo l'Udinese di Guidolin, che era guidato da Di Natale, Marcia Moroso, Birof. Inoltre, se noi andiamo a cliccare la Y, andiamo a sostituire in questo momento per esempio l'Udinese, potremmo sostituire chiunque, e andiamo a prendere una delle squadre che ancora non è stata utilizzata, perché randomicamente ci va a togliere una squadra, perché il campionato viene fatto, questo torneo viene fatto da 16 squadre, ce n'è sempre una che rimane fuori, in questo caso è il Vicenza di Margiotta, di Guidolin, che è andato a vincere poi alla fine la Coppa Italia nel 98, no, se non ricordo male ragazzi, ditemi voi se sbaglio, dovrebbe essere stato nel 98 o nel 99. Quindi questo è il ritorno al football, una volta che andate all'interno scegliete una squadra, andiamo a prendere ad esempio il Milan, andiamo avanti e si forma subito il torneo. In questo caso il torneo del Milan sarebbe un girone, il girone A, col Milan che andrebbe a affrontare il Torino, la Fiorentina, il Vicenza. Girone B sarebbe formato da questa, inutile, ve li faccio vedere tutti, andiamo un attimo in partita, vi faccio vedere che cosa succede. Andiamo a vedere, questo di qua è la maglia del portiere del Milan, andiamo a vedere la rosa, visto che abbiamo preso il Milan, andiamo a vedere la rosa della squadra. Abbiamo Kakà, abbiamo Van Basten, abbiamo Donadoni, Albertini, Gullit, Gattuso, Nesta, tutti, Baresi, Mallini, Cafu, tutti quanti, tutto il grande Milan. Cioè, qua il problema sarà soltanto uno, andare a scegliere chi mettere in campo. Andiamo in campo, andiamo a vedere come giocarla. Gioca partita. Certo, nella Juve c'è anche Platini. Assolutamente. Secondo te mettevo la Juve e non mettevo Platini? Allora andiamo a scegliere pure le maglie, così con la scusa le vediamo. Questo è il Milan. Abbiamo inserito la maglia dei primi anni 2000, fine 90. Ero indeciso se mettere la Mediolanum della vittoria degli scudetti, alla fine abbiamo deciso di mettere questo, che ha ripreso un po' tutti i grandi campioni che hanno giocato con questa maglia super giù. Questa è la maglia invece della Fiorentina di Batistuta e Rui Costa, manteniamo quella viola, dai, tanto non è che dobbiamo giocare, dobbiamo soltanto scendere in campo per vedere un po' come gira e farvi vedere. FIFA 22, ragazzi, è su FIFA 22, siamo all'interno di FIFA 22. Allora, abbasso un po' l'audio della musica, così si sente un po' la partita. Siamo a San Siro, questa è la presentazione del torneo. Questo è il ritorno al football. In questo caso stiamo giocando col Super Tele perché avevo impostato il Super Tele, così con la scusa l'abbiamo visto.
Questo è il Milan Fiorentina retro. Leroy, esatto. Ovviamente qua andiamo a visualizzare soltanto il nostro girone. Ci sono moltissimi volti. Abbiamo Kakà, abbiamo Van Basten, Donadoni, Gattuso, Gullit. Non saprei chi è lui. Poi ci abbiamo Maldini, Baresi, Nesta. Dall'altro lato abbiamo Luca Toni, Salah, Chiesa. C'è Batistuta. C'è, ragazzi, c'è veramente la difficoltà di Roby Baggio, la difficoltà di scegliere gli 11 da buttare in campo. Questo è il Milan con Arrigo Sacchi in panchina. Andiamo in partita così e comincia. Questo è il ritorno al football. Se volete possiamo pure andare a vedere qualche altra squadra, possiamo andare a vedere il risultato intanto. Usciamo e vi faccio vedere magari un'altra squadra, tanto per poter farvi un'idea. Ma penso che già questa modalità l'avete vista con Fondatori Foot. Io giustamente, non sapendo quello che avete visto, vi faccio vedere un po' tutto. Questo è il torneo che potete fare. Esciamo senza salvare. Abbiamo visto i palloni, abbiamo visto che possiamo fare pure partite singole. Ah, campionato primavera in questa situazione non c'è. Non si può mettere, ma materialmente non si può andare a mettere. Stavamo lavorando su FIFA 23 per poterla inserire, solo che siamo stati bloccati da un problema, ora vedremo se lo riusciamo a risolvere, ma fate conto che sul 23 ci siamo bloccati, è probabile pure che aspetteremo il 24 e vedere come funziona, ma vi dico già adesso che FIFA 24, FC 24 uscirà sicuramente a ottobre. Il tempo che verrà data la possibilità di spacchettarlo e modificarlo ci vorrà tempo di qualche mese. Dopodiché per creare la Triskele Mod vi dico soltanto che ci siamo stati 7 mesi. Quindi le tempistiche non sono lunghe, sono lunghissime. Per questo vi dico, se volete un gioco aggiornato che non ha niente da invidiare, nulla da invidiare a FIFA 23, potete buttarvi sulla Triskele Mod del 22. Ragazzi, questo è quello che trovate intanto nella mod base. Vi faccio presente cosa non trovate nella mod base e quindi quello che potete andare ad inserire successivamente oltre a quella che è la mod base. Quando si dice Triskele mod base si intende questo. Vi faccio vedere invece quali sono gli allestimenti, chiamiamoli così, che potete aggiungere alla Triskele mod. Sono ad esempio le mod esclusive. Questo è un pacchetto che viene dato qualora lo voleste. Nelle mod esclusive andate a trovare, punto 1, la grafica TV della Lega Pro, che sarebbe questa. Ve lo faccio vedere nel browser, vediamo se lo apre con più. Ok, potete andare a vedere che c'è lo scoreboard, che è quello di Eleven Sport. Qua non si legge ma c'è scritto Eleven. E avete tutta la parte grafica con i colori del Lega Pro. Questo per quello che riguarda il pacchetto TV mod esclusive del logo TV. Andiamo avanti e vi faccio vedere la serie D, quindi i loghi TV, il pacchetto loghi TV della serie D dilettanti. Andiamo ad aprire sempre dal browser. Allora, questo di qua invece è il pacchetto della Triskele Mod logo TV della serie D. Infatti vedete Sport Italia solo calcio come logo TV e questo di qua è il banner, lo scoreboard, e questi di qua sono i colori della serie D. Senza questi voi giocherete con lo scoreboard con il logo TV di DAZN di default e lo scoreboard della serie B. Questo è quello che troverete di default, quindi non avrete queste piccolezze. Non solo, nelle mod esclusive trovate le mini face. Andiamo su gestione squadra e qua andrete a vedere tutti i giocatori con il volto. Liga di Domenico Antonio,
Nicosia, Guarino hanno tutti il volto, sono le mini face. In alternativa, se non prendete la Triskele con queste mod esclusive, troverete nel pacchetto base il classico volto grigio, quindi senza il volto fondamentalmente. Andiamo a vedere se lo riusciamo a beccare in qualche squadra. Forse, non vorrei ricordare male, il Pineto aveva delle squadre, perché poi alcuni giocatori non hanno proprio lo slot per poterlo inserire, quindi qualche giocatore purtroppo è saltato, e non per volere nostro. Se non ricordo male, il Pineto dovrebbe avere qualche giocatore senza lo slot, quindi potremmo andarla a beccare da qua forse. Ecco qua, per esempio Milani non aveva lo slot, e questo è quello che vedete in automatico in tutte le squadre inserite. Quindi per avere i mini face bisogna avere le mod esclusive. Andiamo avanti sulle mod esclusive, andiamo a continuare a capire cos'è che troviamo all'interno delle mod esclusive. Le mod esclusive vedono pure la Brico Mod. Cos'è la Brico Mod? Questa è una grandissima figata. Con la Brico Mod voi avete la possibilità di andare a creare una squadra che manca. Come? Ad esempio, andiamo in carriera. Voi mi dite, mi manca l'Avezzano. Come faccio a aggiungere l'Avezzano? Manca l'Avezzano, non voglio la Triskele Mod. No, stai calmino. Ti faccio vedere che cosa possiamo fare. Con la Brico Mod, io vi ricordo ragazzi, attentissimi a queste parole. Ci hanno segnalato che stanno girando delle mod che sono state contraffatte con all'interno dei Trojan e dei malware a quanto pare, e stanno rubando tutti i dati sensibili dei ragazzi che hanno scaricato queste mod contraffatte. Qualora voleste la Triskele Mod, la trovate soltanto nei nostri canali ufficiali. Quindi entrate nei nostri canali ufficiali per avere la Triskele Mod. Noi da 5 anni che lavoriamo nel progetto, ci sono tantissimi ragazzi che possono fare da testimonial per tutti i lavori che stiamo facendo e che abbiamo sempre fatto. Quindi se volete la Triskele Mod, ragazzi, non affidatevi agli altri, perché rischiate di fare un guaio serio. Detto questo, ragazzi, vi stavo parlando della Brico Mod. Cos'è la Brico Mod? Andiamo su la nuova carriera. Ad esempio, io vi ho detto che avete la possibilità di utilizzare delle squadre che sono di default inserite. Quindi abbiamo per esempio l'Akragas, abbiamo l'Aquila, abbiamo il Treviso, abbiamo la Fidelis Sandria. Possiamo giocare con le squadre che vogliamo, ok. Ma se mi chiedete l'Avezzano o il Chieti o qualsiasi altra squadra che non è presente tra quella lista, a quel punto io non vi posso dire sì, c'è, almeno in questa versione magari questa squadra non c'è. E allora come potrei fare? Semplicemente andando su crea squadra, andando in carriera, selezionando il nostro allenatore, e invece di andare su club reale andiamo su crea la tua squadra. Che succederà? Andiamo a inserire il nome del club, per esempio possiamo mettere quello che vogliamo, inutile che ci perdiamo in questo. Andiamo avanti, sostituiamo la squadra, quindi andiamo su per esempio in serie D, selezioniamo, togliamo la Cireale perché vogliamo togliere la Cireale. Selezioniamo la squadra rivale, mettiamo per esempio la Nocerina. A questo punto ci troviamo in questa sezione dove dobbiamo inserire la maglia, le maglie e lo stemma. Di default FIFA vi dà degli stemmi che sono quelli standard, inguardabili. Noi abbiamo inserito con questa Brico Mod tutti i loghi della serie D delle squadre che mancano. Quindi ad esempio prendiamo l'Avezzano e li trovate in tutti i colori qua delle... Ad esempio il Castrovillari, il Chieti, il Sant'Agata, il Clivense, il Cinzia Albalonga, il Cuneo. Potete scegliere la squadra che volete e crearvi le maglie grazie anche a una trentina di modelli che abbiamo inserito per voi, degli sponsor tecnici più utilizzati nelle leghe minori italiane. Quindi abbiamo inserito 30 modelli circa. Sono 30 o 31 i modelli che abbiamo inserito delle marche più importanti, come per esempio Ready. E qui per esempio possiamo fare la maglia Ready. Abbiamo messo B Davis, abbiamo messo iSport, abbiamo messo Legea, abbiamo messo Givova. Per esempio prendiamo questa Ready, che è la prima che abbiamo visto che abbiamo per le mani. Mettiamo per esempio il colore bianco di sfondo, mettiamo il secondario, gli mettiamo per esempio un rosso. Andiamo a mettere il terziario come un colore blu. E vi siete fatti per esempio la maglia che volevate, che è col modello originale della Ridi. Andiamo per esempio a prendere una maglia della... quelle Givova sono le più conosciute. C'è qua per esempio i Joma.
con la maglia a righe, quella del tipo del Monopoli. C'è Macron, abbiamo Macron, abbiamo dunque Bedavis con tutti i lati. Quindi c'è tutto quello che volete, potete, ovviamente cambiate poi il numero, vi sezionate la maglia come volete voi. E in questo modo vi potete creare la squadra che manca. Vai sulla tua rosa, importi e poi sulla carriera. No, Mattia, non possiamo aggiungere la promozione all'eccellenza perché il gioco non lo riuscirebbe a gestire. Abbiamo fatto questo su FIFA 20, quindi se hai un'esigenza di voler giocare ad esempio con campionati ancora più in basso, puoi andarti a scaricare la mod Triskele Mod per FIFA 20. Quindi questo è quello che riguarda la Brico Mod. Avete quindi la massima libertà di movimento per poter inserire qualsiasi squadra di Serie D che manca da quelle che abbiamo inserito di default. Abbiamo anche squadre di eccellenza, abbiamo inserito ad esempio pure il Genio di Palermo, per farvi capire che è una squadra di promozione. Vi faccio vedere le altre mod esclusive. Le mod, questo è il mod manager, non c'entra niente. Vi faccio vedere, se me lo dovesse aprire. Ok, questo è il Labrico Mod. Andiamo sulla Triskele Mod e Gabbana. Che cos'è? Sarebbe questa. Con la Triskele Mod base viene aperto tutto il parco armadio dell'allenatore che è presente su FIFA. Quindi fondamentalmente troverete tutti gli obbrobri vestiari che trovate su Volta, di base quello. Noi abbiamo modificato e ho implementato questo armadio con tutte le divise tecniche ufficiali delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D. Ragazzi, vi ricordo, attenzione, se scaricate da altri siti, scaricate la Triskele Mod solo dai nostri canali ufficiali. Stanno girando mod contraffatte e all'interno ci sono dei malware che a quanto pare stanno rubando i dati. Ci sono persone che hanno perso tutti i soldi nella carta di credito. Quindi attenzione a quello che fate. C'è chi ha rubato, che a quanto pare stanno rubando i dati sensibili. Quindi se dovete prendere la Triskele Mod, affidatevi soltanto ai nostri canali ufficiali. Andiamo su carriera, quindi gioca. Nuova carriera, perfetto, tutto gira perfettamente. Andiamo avanti, tecnico, andiamo su squadra, sulla scelta del tecnico. Ora, per esempio, vogliamo fare una carriera, lo facciamo semplice, la facciamo con il Monopoli, ci troviamo già tutto quanto sistemato. Andiamo a vedere l'outfit però, magari vogliamo andare a fare invece una carriera con l'Atalanta. Qui troviamo, con la Triskele Mod Gabbana, troviamo la maglia dell'Atalanta, la maglia tecnica dell'Atalanta. Troviamo la maglia per esempio del Limolese, oppure troviamo tantissime altre maglie che abbiamo caricato, come per esempio questa di qua di Lino Banfi. Troviamo la Triskele, troviamo quella dell'Italia, oppure andiamo nuovamente a quelle maglie tecniche delle squadre come il Trapani, troviamo quella del Latina, dell'Inter. Questo di qua lo trovate solo esclusivamente con la Triskele Mod e Gabbana, quindi fa parte delle mod esclusive. Questa è la maglia per esempio del Trastevere, c'era qualcuno che mi aveva chiesto il Trastevere. La Fide di Standria con la maglia del Givova, così. Ovviamente oltre a questo potete anche andare a mettere una giacca, potete andare a mettere i pantaloni, poi ci sono i pantaloni della tuta da abbinare, ci sono quelli rosa, ci sono quelli blu. C'è da andare a fare una bella ricerca e potete andarvi a fare il completo che volete. Ovviamente potete fare pure i tamarri e girare con questi pantaloncini, oppure potete andare a prendere ad esempio le scarpe che abbiamo inserito. Ci sono tutte le scarpe dai Dr. Martens, abbiamo messo i Converse, abbiamo inserito le gazzelle, abbiamo messo gazzelle di tutti i colori, le Campus, abbiamo messo le Nike Air Jordan. Abbiamo messo tanta roba. Questo di qua lo trovate con la Triskele Mod e Gabbana, che fa parte sempre del pacchetto mod esclusive. Quindi, facendo un riepilogo, nel pacchetto mod esclusive avete la Triskele Mod, quella base. Con la Triskele Mod esclusiva andate ad aggiungere tutta questa roba, quindi il logo TV di Lega Pro, il logo TV di Serie D, le mini face di tutti i giocatori che sono possibili inserire, la Triskele Brico Mod che vi permetterà di creare qualsiasi squadra volete, di quelle che sono presenti in quelle inserite, e sono diverse centinaia,
e in più avete l'abrigo, la mod Gabbana, che vi permetterà la vi darà la possibilità di vestire il tecnico con la maglia ufficiale della propria squadra. E questa è la parte che riguarda le mod esclusive. Andiamo al gameplay, è il terzo punto che può essere inserito nei pacchetti che potete prendere. Il gameplay fondamentalmente che cos'è? Abbiamo fatto crollare tutto il gioco, l'abbiamo messo nella nostra mano e abbiamo riformulato il gioco di FIFA. FIFA 22 com'è che gioca? Ha dei bug incredibili, le partite finiscono 47 a 45, il pallone va da una parte all'altra velocemente con cambi di campo inguardabili, ogni tanto ci sono questi palloni che schizzano dalla rimessa laterale e vanno a finire dalla rimessa dal fondo e finiscono magari con un passaggio nella curva opposta, i tiri che non hanno senso. Ci sono delle cose inguardabili, quindi abbiamo voluto riprendere tutto, l'abbiamo annientato e abbiamo rifatto un gameplay da zero, quindi il gioco è tutto nuovo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto dato più equilibrio alla partita, che non finirà più 15 a 14. Abbiamo fatto una compattezza tra i reparti, quindi ora per esempio i mediani possono andare a dare aiuto alla difesa e comunque la squadra non sarà più allungata come era prima, sarà tutta compatta come avviene oggi nella realtà. Ovviamente dipende pure dalla qualità dei giocatori che avete, dipende pure dal cronometro che segna per esempio l'inizio partita o la parte finale, quando i giocatori si stancano e quindi si scollano un po' le squadre. Non ci saranno più tutti questi tacchi e punte, palloni passati sotto le piante dei piedi. Sicuramente continueranno a esserci, ma non quanto nella gameplay originale di FIFA 22, che poi in linea di massima è identico a quello del 23. Ci saranno più falli assassini con gli infortuni che potranno compromettere appunto la salute dei vostri giocatori, e quindi questo soprattutto nella carriera sarà importantissimo, perché vi renderà molto più simulativa la carriera. È associato questo alla sezione finanziaria che è stata ridotta, vi dovrà portare ad avere più oculatezza nella gestione della rosa, quindi non vendere tutti e rifare tutta la squadra ex novo, ma cercare di avere più accortezza nella gestione dei giocatori. La fisica del pallone è stata modificata, ora il pallone, come detto prima, non volerà come il Super Tele o come il Super Santos, ma sarà ovviamente più pesante e avrà più equilibrio nella sua gestione. Questo è il terzo punto ed è il punto che è fondamentale, poi è il cardine di tutto il gioco, perché sono poi le modifiche che non si vedono che cambiano realmente il gioco. Ora, avete un'idea della Triskele Mod? Avete capito bene o male di cosa si parla? Andiamo a vedere ora come si possono andare a combinare le mod. Noi abbiamo diversi pacchetti. Questi pacchetti cambiano la vostra esperienza di gioco, ovviamente, ma non soltanto quella, perché non ci sarà all'interno del pacchetto soltanto il mero gioco e il contenuto che noi diamo, ma ci saranno anche dei servizi che possiamo offrire. Ora, nello specifico, abbiamo utilizzato le nomenclature che vengono utilizzate nei contratti di FIFA per renderlo un po' più vicino alla tematica. Quindi, nello specifico, se noi andiamo sul nostro canale Patreon, che sarebbe questo, lo trovate, andiamo qua nuovamente sul server Discord, trovate qui Triskele Mod, in quest'area c'è il canale Patreon, quindi se volete rinfrescarvi la memoria andate a rileggervi questi quattro canali. Dopodiché andate su Patreon, qui trovate il link che vi porta al canale, quindi entrando vi troverete qua, salite e potrete andare nel server direttamente Patreon, che sarebbe questo qua. Cliccando su abbonamento trovate tutti i vari pacchetti che ora vi spiego nello specifico. Su Discord, scendendo, troviamo tutte le nomenclature con tutti i contenuti presenti. Con il pacchetto Vivaio avrai la possibilità di sostenere il nostro progetto, che altrimenti sarà destinato a chiudere, facendo semplicemente una piccola donazione. Non avrete contenuti, ma è semplicemente per chi vuole sostenere il progetto. Andiamo su Promessa, il secondo pacchetto. Con Promessa potrai accedere alla Triskele Mod base, quindi a questa di qua, per FIFA 22 ovviamente, e sosterrai il nostro progetto senza nessun altro servizio o altro all'interno. Passiamo
alla modalità, al pacchetto sporadico. Pacchetto sporadico, oltre a ricevere la triskele mod base, quindi quella che abbiamo già visto, potrei avere accesso alla chat esclusiva, che sarebbe questa qui, la chat premium, che ti permetterà di confrontarti con me, riceverai assistenza da parte mia e potrai pure portare dei consigli per le future, i futuri aggiornamenti della mod. Quindi se dovessimo portare per esempio una squadra invece di un'altra, magari puoi dire la tua, ma potremmo prenderla in considerazione. Ovviamente ci sarà pure un'assistenza, quindi qualora dovessi avere problemi, se con la modalità promessa tu dovrai farti affidamento alle FAQ, invece con sporadico potrai entrare nella chat e parlare con me per qualsiasi problema o comunque per qualsiasi dubbio. Passiamo al pacchetto turnover. Col pacchetto turnover avrai accesso alla triskele mod base implementata delle mod esclusive. Quindi avrai la possibilità di avere i loghi TV, avere il vestiario dell'allenatore, avere la possibilità dell'abrico mod, quindi poterti creare la squadra, avrai la possibilità di fare il... quali sono? Poi aspetta un attimo che andiamo a vedere. Le mini face pure. Quindi avrai queste possibilità. E inoltre avrai la possibilità di entrare nella chat premium, quindi avere pure tu l'assistenza all'interno della chat, quindi un'assistenza base sulla chat. Andiamo al pacchetto importante. A questo punto passiamo di livello. Avrai la possibilità di accedere a tutti i contenuti triskele, quindi alla mod base, alle mod esclusive, quindi tutto il vestiario e quello che abbiamo visto in questo momento, quindi loghi TV e compagnia bella, e in più avrai l'accesso pure al gameplay. Avrai inoltre la possibilità di ricevere l'assistenza privata da parte mia e posso assisterti anche in chiamata su Discord. Potrai partecipare, ovviamente, avendo pure il gameplay, potrai partecipare ai tornei che organizzeremo all'interno del server. Andiamo all'ultimo livello, il top. Qua sarai il VIP. Avrai l'accesso a tutti i contenuti che abbiamo visto precedentemente, quindi mod base, gameplay, mod esclusive. In più avrai l'assistenza privata, riceverai i nostri lavori una settimana di anticipo, quindi diventerai un beta tester. Potrai partecipare ai tornei triskele organizzati, ovviamente, e avrai diritto di consultazione e di voto nella selezione delle nuove squadre da inserire nella triskele mod. Quindi in questo istante noi stiamo aspettando vari ricorsi che sono stati fatti al TAR, al Consiglio di Stato, e molte squadre di queste spariranno. Se tu avrai il pacchetto cruciale, in questo istante, alla fine di tutto, quando organizzeremo poi andremo a valutare le squadre, proporremo delle squadre e tu avrai la possibilità con questo pacchetto di scegliere, di avere voto nella selezione della squadra da poter inserire. Non so se sono stato chiaro. Quindi avrai oltre rispetto all'importante, avrai in più la possibilità di essere beta tester, avere quindi una settimana prima di tutto il lavoro, l'assistenza privata l'avrai pure, e in più avrai la possibilità di voto. Non solo, inoltre avrai la possibilità di utilizzare il nostro canale streaming, quindi noi avremo la possibilità, tu avrai la possibilità di essere inserito nelle notifiche streaming che trovi qui delle dirette, per tutte le tue live relative alla triskele mod. Quindi qualora tu volessi fare delle live e pubblicizzarle, puoi dire: ragazzi, io devo fare la live oggi a quest'ora. Perfetto, me lo dici in tempo, me lo dici almeno un giorno prima o comunque tempistica per poterla gestire, l'andremo a inserire nel tool e quindi tu stesso qua all'interno avrai la tua live e tutti quanti potranno andarla a vedere. Nel server vedrai che c'è una chat normale, una chat premium e la chat delle dirette, che è quella che stiamo utilizzando in questo momento. Questo è quello che trovate su Patreon. Ora, una volta che avete letto questo, una volta che abbiamo preso visione di tutto questo, con riferimento ai canali sopra, con tutto quello che vi ho spiegato, andate semplicemente su Patreon. Quindi salite qua, cliccate su Patreon, vi si aprirà questo server. Andate su abbonamento, scegliete l'abbonamento con lo stesso nome, quindi per esempio volete promessa, volete sporadico, volete il top, quindi cruciale, cliccate su cruciale, vi si aprirà la finestra per poter selezionare questo pacchetto. Andate a selezionare con il pacchetto che più volete, quello che vi si addice maggiormente, e a questo punto in automatico il server modificherà il vostro ruolo
su Discord e vi darà la possibilità di accedere a questo canale. Quindi una volta che avrete fatto avete dato il contributo nel pacchetto, col pacchetto Patreon, ritornerete su Discord, scendete in fondo e troverete questo canale, che in questo momento, se andate a controllare sul server, non lo troverete. Quindi aprite qui e trovate richiesta mod, cliccate e vi si apre questo. Richiedi la mod, clicca il pulsante qui sotto, aprire così un ticket dove potrai richiedere la mod sottoscritta. Cliccate qui e vi si apre questo ticket. Io sto facendo dal web, però potete fare pure dal cellulare. Andate qui dentro e qui potremo parlare in maniera privata, dove nessuno ci vedrà e mi serviranno quindi. Grazie per il supporto, scrivi cortesemente il nome del pacchetto sottoscritto e la tua mail collegata a Google, dove poterti inviare la mod. Nell'arco delle 24 ore gestiremo la tua richiesta. Perché mi serve il pacchetto, il nome del pacchetto? Perché in automatico, teoricamente, Patreon dovrebbe cambiare il vostro ruolo. Non sempre lo arriva a fare, ho notato, perché mi è capitato ieri con un ragazzo, non so che cosa sia successo, probabilmente lui ha fatto una modifica al pacchetto e non mi si è modificato in automatico. Quindi scrivetemelo sempre il pacchetto che avete preso, così vado a controllare, vado a fare i controlli incrociati e poi ne parleremo nell'arco delle 24 ore quando vi risponderò e vi manderò i contenuti che vi servono. Dopodiché potremo andare a chiudere e tutto lo troverete all'interno della vostra mail. È chiaro? Cioè, è un passaggio semplicissimo che vi permetterà di fare tutto in autonomia. Una volta che avete fatto questo, andrete a ricevere la Triskele mod nella mail, sul Google, sulla Gmail probabilmente. Che fare? Andiamo nel nostro desktop. Scarichiamo il contenuto che abbiamo ricevuto. Lo scaricheremo. Per esempio abbiamo preso importante. Qui scaricherete ovviamente in file RAR. E troverete questo, lo buttate fuori e troverete questa cartella. L'aprite, ovviamente dovete sempre spacchettarlo, non fate niente dall'interno. E andate a leggere le istruzioni. Qua troverete le istruzioni semplicissime da seguire passo passo. Quindi, in primis, dovete andare a scaricare il FIFA Mod Manager da questo link che vi ho inserito. Non ve l'ho inserito all'interno del pacchetto perché non è nostro il FIFA Mod Manager. Quindi scaricate in autonomia questo e lo andrete a installare. Dopodiché vi spunterà questo tool e dovete intanto avviare con le autorizzazioni da amministratore. Poi devi impostare FIFA 22 nel mod manager. Poi dovrai importare la Triskele mod. Quindi che cosa dovrai fare? Dovrai andare su import. Ti si aprirà una finestra. Selezionerai qua dal desktop fondamentalmente il dov'è? Importante, cruciale, per esempio in questo caso, perché hai preso magari il pacchetto importante o cruciale, e andrai su Triskele Mod, farai il doppio clic e ti si inserirà qui, per esempio a me mi si è inserito qui, andrai su applica e ti spunterà qua. Ora la Triskele Mod dovrà stare sempre sopra, sempre, sempre in alto alla lista. Una volta che hai fatto applica la troverai qua flaggata. Qualora avessi pure le mod esclusive e il gameplay, dovrai seguire poi gli altri passaggi che sono presenti. Quindi in ogni caso dovrai andare a inserire pure le mod esclusive. Quindi una volta che andrai su import ti troverai anche queste altre mod da dover inserire. Quindi le Triskele TV Mod Legate Pro, Triskele TV Mod Serie D, avrai la giocabilità, avrai tutto il pacchetto, dovrai inserire tutto, applicare ogni singola mod e dopodiché andare a lanciare. Però dovrai lanciare sempre, almeno la prima volta, facendo questa freccina e cliccando Delete FIFA Mod Data and Launch. Le volte successive basterà fare Launch. L'unica cosa che dovrei avere accortezza è sulla mod TV, scusate, sono in palla, sulla Lega TV. Oh cavolo, sulla mod TV, se state giocando in carriera sulla Lega Pro dovrete andare a flaggare soltanto la Lega Pro e non flaggare ovviamente la Serie D.
Viceversa, se siete in Serie D dovrete flaggare questo e lanciare. Qualora non stesse giocando né in Serie D né in Lega Pro, ma sarete già dalla Serie B a salire, non dovete flaggare nessuna delle due e potrete lanciare. Altra cosa da cui stare attenti è inserire la giocabilità qualora aveste pure il gameplay, metterlo in fondo a tutto e sicuramente il fix dovrà essere sotto la giocabilità, perché questo di qua corregge un errore che è presente qui. Quindi questa sarà la struttura che dovrete utilizzare. Qualora avesse soltanto la triscale mod, basterà avere soltanto questo, averlo flaggato e lanciare. Si aprirà la mod per quella che conoscete, che vi ho fatto vedere. È tutto molto semplice, ragazzi. In ogni caso, se doveste avere problemi e non avete preso dei pacchetti che vi hanno un'assistenza preferenziale, potete trovare tutto quanto come FAQ all'interno del canale FAQ. Salite sopra, andate a cercare qual è la problematica che avete e risolverete. Ora io mi fermo, ragazzi, non ho in testa altro da dovervi fare vedere. Posso farvi vedere un po' la giocabilità, ma basta, se seguite la nostra carriera dell'Akragas già sapete un po' come giocano le squadre con la gameplay. Allora, per quello che riguarda l'abbonamento, giustamente mi chiede a Cplayer se è mensile. Allora, voi avrete la possibilità di pagare un mese. Dopodiché, se il mese successivo non pagate, se dovessero esserci degli aggiornamenti, delle cose uscite, ovviamente non ne usufruirete. Per non farvi fare cazzate, ragazzi, stanno girando delle triskele mod contraffatte, con all'interno dei malware e dei trojan. Io vi consiglio assolutamente di girare al largo da possibili server Discord o possibili siti che stanno spacciando queste mod, perché a quanto pare hanno rubato i dati personali a questi ragazzi. A me dispiace, purtroppo non posso farci niente. Gli unici canali ufficiali sono quelli nostri, noi da 5 anni che lavoriamo, quindi se volete la triskele mod con la massima tranquillità e garanzia che tutto funziona e con la massima riservatezza, venite direttamente nei nostri canali, sono io in prima persona che mi occupo di tutto, parlate con me, nello staff in questo momento ci sono solo esclusivamente io, amministro io, quindi tutto quello che prendete qui all'interno è tutto quello che è sempre girato all'interno della Triskele Mod. Matteo, come sempre, gli aggiornamenti verranno comunicati sui nostri canali social, possono essere Instagram, può essere YouTube, può essere Twitch, può essere il server Discord, anzi, altra cosa importantissima, ragazzi, è fondamentale che voi entriate qui sopra su Discord, nel canale Discord, andiate su impostazione delle notifiche, cliccate dentro e andate a mettere solo le menzioni e attivate notifiche push su dispositivi mobili. Se no io ogni volta che vi devo contattare posso stare lì giornate intere e non mi leggerete mai, che è quello che è accaduto sul server Discord. Dovete attivare le notifiche non di tutto quello che succede su Discord, le notifiche mie, quelle che vi manderò io, perché ogni volta che da fare delle comunicazioni ho bisogno che voi le leggiate, non sarà assolutamente uno spam, saranno delle notifiche che verranno fatte quando ci sarà l'esigenza di notificare qualche cosa, quindi attivate tutto questo. Se avete la possibilità, io vi do pure il contatto TikTok per farci crescere e fare pure le live da lì, quindi se avete la possibilità entrate pure sul nostro canale TikTok, lo trovate come chiocciola Triskele Esports, quindi entrando su TikTok chiocciola Triskele Esports e trovate tutte le nostre storie, i nostri video, potete tranquillamente mettere il mi piace, il follow pure lì, ci farete crescere, ci darete la possibilità, arrivati a 1000 follower finalmente, di fare pure le live da qua. Ritorniamo sempre a noi, non perdiamo il filo, entrate sul profilo Instagram, sul nostro profilo Instagram, trovate nella bio il link che vi porta all'interno di Discord, quindi all'interno di questo canale. Primissima cosa da fare, entrate qui, attivate le notifiche per le nostre menzioni e le push per i dispositivi mobili, e dopodiché potrete andare a leggere tutta la parte relativa alla Triskele Mod che si trova qui, quindi entrerete, vedete buttati sicuramente sul canale benvenuto, voi da qua potrete leggere il regolamento e subito buttarvi qua. Vuoi la mod? Perfetto, andate a capire come ci si muove, se vi fosse sfuggito qualche cosa potete rivedervi la live, qua ci sono tutte le caratteristiche della Triskele Mod, qua ci sono tutte le caratteristiche delle momentanee mod esclusive che possono continuare ad aggiornarsi, infatti c'è scritto lista in continuo aggiornamento, stessa cosa per il gameplay, qui trovate il gameplay, vi spiega in linea di massima che cosa consiste il gameplay, poi andate sempre più sotto, Patreon, su Patreon trovate
tutte le mod, i pacchetti di mod con tutto quello che c'è all'interno. Vi dovete ricordare sempre della nomenclatura del pacchetto che più si addice a voi. Per esempio, volete prendere Cruciale, volete prendere Turnover, andate su Patreon. Volete prendere Promessa, andate su Patreon. Scegliete voi, e andando su Patreon, quindi qua sopra c'è il link, andate su Patreon, ve lo faccio vedere. Vi si apre questo Patreon, andate in abbonamento, lo trovate qua, vi iscrivete ovviamente al Patreon, mettete il follow pure qua e andate a leggere qua la nomenclatura del pacchetto, e in base a questo andate a prendere il pacchetto che più vi si addice. Ritorniamo su Discord. Una volta che avete preso questo, verrete molto probabilmente, se Patreon non dovesse dare problemi, verrete aggiornati nel vostro ruolo all'interno del server Discord. Il server Discord, col ruolo cambiato, modificato, vi darà la possibilità di visualizzare questi canali che non vedete in questo momento. Questo di qua è la lista delle dove potrete andare a richiedere la mod. Quindi aprite questo canale, richiesta mod. Aprite il ticket, leggendo ovviamente tutto, ragazzi, dovete sempre leggere. Clicca il pulsante qui sotto, aprirai così un ticket dove potrai richiedere la mod sottoscritta, grazie. Apri il ticket, si apre un ticket qua sotto con il vostro nome. Ovviamente ticket è il vostro nome, non aprite altri perché... Cliccate, siete all'interno del vostro canale, della vostra chat. Grazie per il supporto, scrivi per cortesemente il nome del pacchetto sottoscritto... appunto per evitare, perché io possa fare i controlli incrociati, e la tua mail collegata a un account Google dove poterti inviare così la mod. Nell'arco delle 24 ore gestiremo la tua richiesta, grazie. Queste 24 ore, ragazzi, ovviamente sono formali, solitamente la riesco a vedere in tempi brevi, può capitare in altre occasioni che può prolungarsi queste 24 ore perché ci possono essere problemi tecnici di connessioni mie, possono essere problemi di troppa gente che magari arriva a chiedere la mod con qualche problematica, quindi sempre con la massima calma e con la solita cortesia, ragazzi, al massimo scrivetemi in privato senza cominciare a fare il delirio come è successo ieri di un ragazzo che ha detto: perché avete cancellato? Io ieri ho cancellato semplicemente in chat il messaggio di un ragazzo che aveva scritto le sue mail nella chat pubblica, e per cortesia, appunto per gentilezza, io le ho cancellate scrivendogli in privato. Lui non ha visto, e infatti qua poi è successo il delirio, gli ho spiegato che cosa avevo fatto e ho pubblicato poi tutta la spiegazione. Quindi non mettiamo carne sul fuoco, non mettiamo legna al fuoco. Scrivetemi sempre in privato, da me trovate sempre la massima tranquillità, la massima il massimo supporto. Quindi poi altra cosa, secondo il pacchetto che andrete a fare, in questo momento avrete la chat normale. Appena andate a sottoscrivere un pacchetto X, avrete la possibilità anche di poter scrivere su Triscarriera, e quindi postare i vostri percorsi nella carriera, condividerli quindi con noi. Potete andare a scrivere l'ID EA, quindi per poter poi in ogni caso fare i tornei. Potete scrivere nel canale chat premium, che sarà soltanto delle persone che hanno la Triscale Mod. Questo è quanto. Ovviamente le dirette le potete vedere qua, se siete all'interno della chat magari e volete seguire la live della diretta, potete vedere la chat delle dirette da qui, e avrete tutto quanto, sia Twitch che YouTube, con tutti quelli che scrivono. Detto questo, ragazzi, io non ho altro da dire, vi posso semplicemente invitare a seguire tutto quanto sui nostri canali, e vi ricordo come ultimissima cosa: state attenti perché stanno girando delle mod contraffatte, non andate mai a prenderle su canali o server che non sono dei nostri, non sono i nostri ufficiali, perché rischiate, da quello che ci è stato detto, di avere le carte di credito, i canali questi dove avete i conti creati, e quindi magari avete la possibilità di perdere i vostri dati sensibili. Quindi state attenti, gli unici canali sono sempre i nostri ufficiali, quindi entrate su Triskele Sports, su Instagram, su YouTube, su Twitter, su TikTok qualora voleste, e soprattutto su Discord, e chiedete qui, sono sempre io a rispondervi, ok? Io ora chiudo questo punto e vi lascio all'interno dei nostri canali. Ciao ragazzi, una buona continuazione, ci vediamo all'interno dei nostri server.